Questo qui è Mattia Maestri, primo paziente di coronavirus che sconfisse la morte risorgendo. 38enne manager della Unilever deve la sua risurrezione a questo angelo, volevo dire eroina. Ecco, è già uscito il suo libro. E qui vediamo la premiazione con l'Oscar, foto con politici, politici no, brava gente. Ecco, qui vediamo Mattia, il paziente 1 che ha perso l'Oscar per niente, perché anche lui è bravino, dai. Che cosa porta dentro di questa esperienza che ha vissuto? Oltre ai soldi, eh? Ma porto dentro, diciamo, il dolore nell'aver visto Perché ride? quello che è successo dopo, perché come tutti sappiamo io Come tutti sappiamo. non sapevo di averlo e l'ho osservato come tutti voi Ma perché continua a ridere? dal letto appena mi sono svegliato. Semplicemente questo. Adesso come sta? Quali sono le sue condizioni fisiche? Non lo vedi, sta a morire Now we've talked a little bit about how to talk to someone who's lying and how to spot a in piedi. lie. Vediamo ora come riconoscere qualcuno che sta mentendo. This mother, Diane Downs, shot her kids at close range. Ah, questa psycho qua, madre, ha ucciso la figlia e poi tentò anche di uccidere le altre due figlie. Claimed a scraggy-haired stranger did it, and you'll see when you see the video. E diede la colpa ad un criminale. And if you look closely, you'll see duping delight throughout this video. And the blood just keep coming out of her mouth, and that. Maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. Dal letto appena mi sono svegliato. Mi sento felice, ma non come prima. Un bellissimo incontro, ci siamo divertiti, abbiamo anche vinto. E va bene così, È un no? segnale di ripartenza anche per l'Italia, tu puoi dare un Speria. messaggio, Io visto che no, purtroppo non posso dare nessun messaggio. Perché non può dare nessun messaggio? Abbiamo visto in campo, stai bene, stai Sì, fuori. Sei pianino. preoccupato per il numero dei contagi che si alza in Italia? Non so, cioè, non so, entrare nel dettaglio non posso. Non... Non può, perché questa intervista è fuori dallo script. Gli occhi mostrano quanto ha sofferto. Ma sicuramente ha avuto dei momenti complessi. È riuscito a parlarne in casa con serenità? I turned around and I saw him and he was just going and he was completely passive and he was just shooting and he shot one young man and then I crouched down onto the floor and I'm pretty sure he shot the ceiling. Non respiri. And then he shot the girl next to me and she fell down and Io sono anche criticato perché purtroppo non riesce a fare la faccia sconvolta come Giletti. Questa Help ragazzina me sta over and raccontando over. praticamente una sparatoria dove hanno I just lay down ucciso and i suoi amici, gente, ha visto insomma morte e tutto e guardate quello che stanno usando, no? Devono terrorizzare le pecore che guardano, no? E quindi hanno questi attori un po'. Non serve essere molto bravi perché basta che lo vedi in TV e le pecore ci credono. Another boy, someone I assume that was shot and Someone I assume was shot. Si scordano lo script. Non serve perché tanto loro sanno che quando ci mettono queste storie così, la gente parte di emozione e basta, non usa la ragione, quindi la gente ci crede. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Facevo l'autista soccorritore E adesso è e passo. ricoverato all'unità di crisi dell'ospedale San Martino a Genova, giusto? È successo a tante persone come me. Penso di essere o Lei ha una comunque. grande forza di volontà e una grande forza d'animo. Si sente quando parla e da come racconta questa storia. Non è proprio da Oscar, però insomma. Adesso mi prenderò un po' di tempo. Pensi soltanto a cose belle. Io la ringrazio per aver condiviso la sua esperienza con noi. Sì, grazie per aver terrorizzato le pecore ed aver contribuito, insomma, a Satana con il nuovo ordine mondiale. 33% per day. Say what now? What now? 33% per day. E anche Kill Gates non è proprio bravo, diciamo. It's just very, it's very scary, very surreal, and I couldn't believe what's happening. Allora, grazie a tutti di essere qui a salutare questa mia uscita da una prova difficile e lo dico con emozione, grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Martino e tra tutti qui. But for smiling, cause I can't fake those feelings. Spero che considero
la prova forse più pericolosa della mia vita. Per raccontare quello che gli è successo lo deve leggere, perché altrimenti insomma non se lo ricorda. Ero già nella fase di recupero della polmonite bilaterale che mi rendeva tra i soggetti più a rischio. Anche stavolta la si è scampata. In corsa per l'Oscar anche Milena. Milena, buonasera, ciao! Ciao! Allora, come stai? Wow, si vede che ha sofferto. Bene, bene, grazie. La tosse è finita? Sì, sì. Ma lasciamo perdere che c'è molto di meglio qua. Non ce la faccio più. Ho dolori da tutte le parti. Ho contratto il coronavirus. Un fuoco in petto. La febbre non ti molla mai. 38,8, 39, 39,9. Come cittadina europea. Passiamo ad altro. Vedo che troppa gente prende sotto gamba questo maledetto coronavirus, che personalmente mi ha stravolto la vita da circa 10 giorni. Anche un FTM è in corsa per l'Oscar. Vediamo che nonostante 10 giorni di sofferenza lui ha avuto il tempo di curare le sue bellissime sopracciglia. Purtroppo è entrato nel mio corpo e nel frattempo ha ucciso la persona più cara nella mia vita, che era mio papà. Questo è il papà che il terribile virus ha portato via. Come si vede, insomma, è giovanissimo e molto in forma. Entra dentro di te, si impossessa di te. Lorenzo ha 35 anni, lo vedete, è un bel ragazzo sano, sportivo, stava in grandissima forma. E poi gli è successa un'avventura che ha dell'incredibile. Io lacrimavo come una fontana, mi sentivo solo, avevo paura. C'è delle sensazioni terribili. Capisco, Lorenzo. Mamma mia, che inferno. Allora, l'esperienza è spaventosa, è inutile negarlo, è spaventosa, l'avete sentito. Io ho perso 10 kg di massa muscolare. Ma davvero mi stai a dillore? Eh sì, hai ragione, Lorenzo, mamma mia. Che altri problemi fisici hai adesso? Silvia ha 33 anni. 33% per day. So, what now, what now? E mi dice intanto come sta? Distesa infinita ormai, perché il corridoio è lunghissimo e sono... Qui vediamo la giornalista che sembra più triste dell'intervistato. Sembra quasi che loro vogliono forzare una realtà che non c'è. E a differenza degli intervistati, loro sono attori professionisti e riescono a fingere meglio. Quadruplicati per me. Io ero abituata. Senta, ad averne il problema dei pazienti è che non c'hanno ossigeno, no? Lei ogni tanto così gli ricorda, guarda che sei qui per terrorizzare le pecore, insomma, ricordati. Assolutamente. E io voglio rendere... Si tocca il naso, nervosismo. È l'immagine chiara, un'ora sembrano 5 ore. I don't know how to explain the feelings that I have for it. Like it's... Sorry. All right. Look at the laugh right here. Look at that. Oh my God. È veramente difficile lavorare così. Io non avrei mai pensato nella mia vita di affrontare. Lei ci pensa mai mentre sta lì? Ho paura di ammalarmi. Insomma, vuoi terrorizzarmi le pecore? Sì e no. Mi stavo per mettere a piangere al telefono perché. Silvia, lo capisco. Lei l'ha fatta scendere a me, quindi lo capisco, e io non ero lì. Vediamo le lacrime invisibili del rettile. Capolavoro. Silvia, grazie per essere stata con noi. Grazie davvero. Grazie. Ciao, io mi chiamo Veronica. Sei sicuro di chiamarti Veronica? Poco più di 2 settimane fa mi hanno diagnosticato il Covid. Fanpage anche, insomma, fa parte di loro. Sentiamo la musica in background così. Il 25 marzo mi viene la febbre, mi vengono i primi sintomi. Ah, state zitto, clown. E il personale sanitario vi fa fare, tra virgolette, l'ultima telefonata prima di intubarvi, giusto? Lei che cosa... Qual è stato il suo primo pensiero? Ho chiamato la mamma e l'ex moglie. La mamma? Per salutare i figli e così via. Sì, la mamma e l'ex moglie, tutte e due. Quindi almeno per dire a ciascuna delle due salutarla. E... He is a big supporter of Senator John McCain. We were very touched by the eloquence of Senator McCain earlier. Tutta una serie di cose fantasiose che poi in realtà
As everyone was running, I could just hear her screaming, "Help me!" And she was screaming, help me," over and over. And non sono mai esistita, non ho mai fatto. In realtà ero in una stanzetta. It's he is a very patriotic young man, as is his aunt. Avevo un ragazzo accanto a me che si chiama Alfonso. Aveva uno stronzo. Che ringrazio veramente in maniera personale, un infermiere. Davvero sangue. Grazie a tutti gli Alfonso d'Italia, perché credo ce ne siano davvero tanti. Sì, purtroppo ce ne sono tanti di stronzi. Che si prendono cura di voi malati, ogni volta noi non ci stanchiamo mai. Non bisogna uscire, bisogna stare a casa. Tanti stronzi che purtroppo si credono Dio, no? Perché, ecco, qui hanno fatto col libro che si chiama Anno Zero, DC, dopo il corona. Lei è Mariangela Pira, è giornalista Sky. Però non significa dopo Covid, esattamente come dopo Cristo, ovvero il Covid c'è stato e già finito, no? Secondo questi dementi Dio c'è stato ed è finito. Ciao ragazzi, mi scrivete in tanti chiedendomi che libri devo leggere per avvicinarmi alla geopolitica economica, all'economia, alla finanza? Secondo me quando hai passione, quando hai curiosità, questa ti guida, quindi sei comunque disposta a fare tutto. Tutto.